Eccoci qua. Buonasera. Oggi Paquito senza cappello. Senza capo. Senza cappello. Paquito, ma oggi ci fai una cosa buonissima, è vero? Sì, uno sì. Snack sano, genuino, le barrette energetiche, però fatte in casa. Che novità, solo tu può fare. Questa ricetta cosa ci occorre? Nocciole. Buonissime, io le adoro. Mandorle. Semi di vino. Poi farro soffiato, sì, un poco di farro. Sempre integrale. Il miele l'abbiamo detto. Niente, queste cose noi ve le mostriamo sempre nei video di acquisti bio che facciamo io e mia sorella sul mio canale. Trovate a Natura Sì, anche al supermercato, comunque. Comunque, diciamo, potete anche sostituire e non mettere, ad esempio, se non avete la farina lavrica, sono bene. Tutte le sostituzioni guardate sempre sul blog, che io vi faccio sempre il posto correlato alla ricetta. E dai, iniziamo, dai, iniziamo. Molto semplice. Allora. Ed è uno snack saporito che potete fare, perché questa ricetta piacerà tanto alle ragazze che ci chiedono sempre perché non ci fate qualche ricettina di qualche snack sano e fatto in casa, naturale. Poi con noi. Eccolo qua, con tutti gli ingredienti sani, super super genuino. Guardate che la frutta secca, mandorlo e nocciole fanno benissimo. E queste barrette le straconsigliamo, in particolare prima di andare in palestra e di fare sport. Io e mia sorella le dobbiamo triturare. Veramente, sì, le trituriamo, ne andiamo ghiotte. A differenza di quelle già comprate, queste qua ovviamente sono più naturali e genuine perché non sono confezionate. Vedete? Le fate voi in casa. Ottime. Bello, così si sente in bocca. Sì, 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 grossolanamente, non troppo sottili, sennò viene un pastrocchio, insomma, a noi piace così, farle grossolanamente. Poi potresti anche usare un tritatutto, però noi preferiamo avere, insomma, sentire un po' bocca. Di pazienza. La cucina sì. È anche creazione, un po'. È vero. Si rilassa, per è vero. È verissimo. Non solo alla salute, ma anche alla pelle, ai capelli, a tutto. E il farro soffiato, questo è buonissimo, anche questo nello yogurt, nel latte, sono veramente buoni. Anche questo è biologico, in alternativa anche il riso soffiato va bene, eccetera. Poi, questi qua sono cereali di farro integrale, anche questi sono buonissimi, qualsiasi cereale insomma va bene. I semi di lino che fanno tanto tanto bene, anche questi qua, questi se non ce l'avete non li mettete, insomma non succede nulla. Adesso aggiungiamo un po' di mirtilli. Eccoli qua, i mirtilli e anche questi secchi che si contengono. Scusate, ottimo anche per la circolazione. Fanno molto molto bene i mirtilli. Tutta frutta rossa, no? Contigliati da così. Sì, 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 veramente, sono ottimi. Un po' di frutta secca a vostro piacere. Noi mettiamo i mirtilli e un po' di albicocche. Ma qualsiasi, voi, datteri, le pugne, quelle che voi preferite vanno bene. Sono anche buonissimi, io le adoro, questi qua veramente sono buoni. Tutto. Queste barrette sono anche poi una fonte di fibre, quindi vi regolano l'intestino, fanno andare in bagno, insomma, sono veramente ottime da parecchi punti di vista. I mirtilli di solito io li uso al posto dell'uva sottolinea. Bravo! Sono meno calorici. È vero, i mirtilli sono più buoni e meno calorici dell'uva sultanina, dell'uva pazza, insomma. Però comunque se non ce l'avete mettete l'uva sultanina, insomma, non fa nulla. Nelle barrette di solito c'è l'uva sultanina. Qua abbiamo anche la suggeritrice Nenzia Mara, eh. Nenzia, tu vuoi parlare? Parla, parla. Mettere le prugne. Dici, rendo le informazioni giuste perché sono molto acculturata. Mamma mia, sei speciale, tu come faremmo senza di te? Perché prima mangiavo un sacco io queste barrette acquistate al supermercato ed erano sempre con l'uva sultanina, l'uva secca, che a me non piace, che non è piace. Molto dolce. Invece questa è un'ottima alternativa. Brava, Nenzi. Allora dopo lo fai anche tu l'assaggio, dai.
che sei esperta di barrette. Adesso aggiungi il farro soffiato in centrale. Vedete? Stiamo facendo le barrette, incredibile ma vero. Barrette fatte in casa, è vero, Machito? Incredibile, perché? È perché è strano che si fanno in casa, non è solita come ricetta, insomma, però loro ce l'hanno tanto richiesta. Ne siamo contenti che le cose fatte in casa sono le migliori. Ok, nel frattempo mescoliamo, vedete? Ma è troppo bello, buonissimo, non si assaggia. Ok, adesso ci aggiungiamo anche un po' di cereali integrali, questi qua di farro, ma qualsiasi cereale va bene. Ovviamente preferite sempre quelli integrali, perché come vi diciamo meglio, sono più sani e più digeribili, fanno tanto bene, meno calorici, eccetera. Aggiungiamo quindi semi di lino. Semi e semini, voi lo sapete, io vado pazza, veramente. Mettiamo il miele. Vai, buonissimo. Serve proprio per legare e per fare le barrette vere e proprie. Ed è l'unico ingrediente che usiamo per dolcificare, in effetti. Non utilizziamo zucchero, niente. Le facciamo super, super sane e genuine. Versiamo l'acqua un po' alla volta e mescoliamo. Quando non raggiunge, deve raggiungere una consistenza abbastanza compatta. Ecco qua, quando raggiunge questa consistenza, vedete che è molto molto, diciamo, si lega, è tutto unito. Ecco, vedete, provate col cucchiaio così come fa lui e vedete che è tutto unito, allora vuol dire che va bene. Adesso li dobbiamo mettere sulla carta forno, quindi una pirofila nel forno. E poi lo spessore, insomma, non troppo sottile, è vero, sennò poi vengono un centimetro più o meno. Ecco qua, guardate com'è bello, tutto bello compatto. Adesso lo andiamo a infornare, vero Paghito? Poco, ci vuole 15 minuti e sono cotti. Sforniamo, dai! Sono pronte! Calde, no? Sì, sì, adesso con un coltello li tagliamo. Un coltello a serratore, mi date il pane. Sì. Tagliamo, adesso che sono calde, si devono tagliare. Poi le fate raffreddare prima di mangiarle. E fate tante barrettine. Ma guardate qua, guardate che schifo. Tutte croccantine. Ecco fatto. Adesso le spacchiamo a metà, no? Le facciamo a misura di una barretta. Perfetto. Così va bene? Sì. Va benissimo. Una porzione. Ne sono venute proprio tante, 14 barrette. Queste mo' devono raffreddarsi e si belle, sì. Poi si mangiano fredde. Oh, che belle. Troppo belle, Maghi. Non sono doppie, guarda. No, sono giuste. E che se poi viene il barretto? Visto? Che squisitezza, ma guardate qua che meraviglia. Dai, assaggiamo un morsettino piccolino che sono ancora calde. Proprio giusto per far sapere, ma noi già sappiamo che le facciamo sempre. Oh no, troppo carino. Buone, vero? Queste poi quando si fanno fredde sono ancora più buone. Però sono troppo belle, guardate che belle. Sono bellissime davvero. È buona. Speriamo tanto che vi siano piaciute, è vero? Questo è un video proprio una chicca che vi abbiamo fatto. E quindi... Buonissime. Vi mandiamo un bacio grande, alla prossima video ricetta. Ciao ciao. Ci faccio il video.